Benvenuti amici di TG Architettura. Iniziamo con la prima news. L'imprenditore Barry Cox, titolare di una società di giardinaggio specializzata nel ripiantare alberi vivi, è il promotore di un progetto di una chiesa costituita interamente da alberi, la chiesa appunto degli alberi. Oggi, dopo 4 anni di intenso lavoro a Doaupo, in Nuova Zelanda, è possibile ammirare la chiesa realizzata con solo alberi veri. Nel Regno Unito è stato indetto un concorso dal titolo Spazio per nuove visioni. I concorrenti dovevano creare un progetto visionario presentando elaborati architettonici. Vincitore di questo contest il progetto di un rifugio per i senza tetto. I progettisti avevano il mandato di puntare l'attenzione su temi quali la luce naturale e il comfort, la funzionalità, la facilità dell'utilizzo e il rispetto dell'ambiente. I vincitori, i Spatial Design Architects, hanno proposto le case per i senza tetto. Heatherwick Studio ha presentato il progetto per un nuovo padiglione ospedaliero universitario a Leeds che ospiterà un'associazione a supporto di persone con il cancro. L'edificio è progettato come una serie di percorsi verdi tra gradini e fioriere che si intrecciano a formare ambienti interni, creando una sensazione di continuità tra spazio interno, esterno, privato e anche pubblico. Il Solar Info Center di Friburgo, siamo in Germania, nasce dall'idea di racchiudere sotto un unico tetto figure professionali legate dalle energie rinnovabili. Una struttura di cemento armato si innalza per 5 piani e racchiude un'area complessiva di circa 14.000 metri quadrati con spazi funzionali e flessibili. Il risultato è un edificio con un fabbisogno energetico del 30% inferiore rispetto ai limiti imposti dalla German Energy Saving Ordinance.